a tutti! Oggi prepareremo i graffin. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono zucchero, lievito di birra fresco, latte, farina, sale, burro fuso, aroma di vaniglia, uovo, Grand Marnier che è facoltativo e per la sfogliatura burro morbido. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero ed il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Lasciamo riposare nel boccale per 10 minuti. Trascorso il tempo, aggiungere nel boccale la farina, l'aroma di vaniglia, il sale, l'uovo, il burro fuso e il Grand Marnier, che è facoltativo. E facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. Trasferire l'impasto in una ciotola infarinata, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, dividiamolo in 8 parti e trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. Dopo aver formato i panetti da 100 g ciascuno, stendere ogni panetto formando un rettangolo in una sfoglia. Finissima. Come vedete, la sfoglia deve essere proprio sottile. Spennellare la superficie con il burro morbido. Arrotolare il rettangolo. Avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti e proseguire così per tutto il resto dei panetti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i rotolini, adesso li taglieremo con un coltello nel senso della lunghezza. Li andremo ad attorcigliare formando una chiocciola. Dalla parte della sfogliatura. La punta la metteremo sotto. E li posizioneremo su una teglia per muffin precedentemente imburrata. Facciamo lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 45 minuti. Trascorso il tempo, spennellare la superficie con un uovo sbattuto . Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. I graffin sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dallo stampo. Graffin, grazie e alla prossima ricetta!